Ciao amici di SOS Fanta, come tutti i giorni vi parleremo di una trattativa di mercato, di un retroscena interessante legato a quest'estate, ma anche a una trattativa futura che si deve ancora concludere. Ovviamente vi ricordo di seguire la nostra app perché ci sono tantissime notizie di fantacalcio, soprattutto anche in vista del prossimo turno di campionato. Notizie di calciomercato, notizie di fantacalcio, un tema che può unire le due cose è sicuramente il nome di Luis Alberto, perché Luis Alberto ha vissuto un'estate molto complicata. Ovviamente, come sapete, il mago spagnolo della Lazio ha rinnovato ufficialmente fino al 2028 uno stipendio di 4 netti all'anno, che è comunque un record per il club biancoceleste, soprattutto vista l'età di Luis Alberto. È il giusto premio per quello che Luis Alberto ha dimostrato, per quello che sta facendo ancora tutt'oggi in campo. Ma l'estate di Luis Alberto è stata veramente molto complicata perché, come sapete, per arrivare al rinnovo finale, all'ufficialità, ne sono passate tante. Soprattutto ci sono state due squadre fuori dall'Italia che hanno tentato di scippare Luis Alberto alla Lazio in modo anche abbastanza pressante. La prima è la squadra catariota Al Duail, squadra che secondo poi quelle che sono le nostre informazioni esclusive è venuta in Italia a trattare con gli agenti di Luis Alberto e Lotito direttamente in Senato. L'Al Duail è arrivato ad offrire 15 milioni di euro alla Lazio, uno stipendio importante al giocatore spagnolo, ma l'offerta è stata rifiutata sia dalla Lazio sia dal calciatore, che comunque ha sempre dato priorità al progetto biancoceleste. Con la Lazio c'era un patto stipulato verbalmente a inizio maggio, quel patto di continuare insieme, di continuare questo progetto insieme, questo cammino insieme. Quindi Luis Alberto non voleva rimangiarsi la parola e ha sempre dato priorità alla Lazio. Ma dopo il tentativo dell'Al Duail è arrivato anche l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che ha offerto circa 15-18 milioni al club biancoceleste, che ha detto no, offrendo però un contratto di quasi 20 netti all'anno al giocatore, quindi cifre importantissime. Luis Alberto, dopo un'attenta riflessione, comunque insieme ai suoi agenti, ha deciso ancora una volta di continuare a dare fiducia alla Lazio. Lazio che poi lo ha premiato nei primi giorni di settembre, firmando finalmente il rinnovo di contratto fino al 2028. Per un giocatore che ha già rinnovato, Luis Alberto, uno che molto probabilmente 99% rinnoverà con l'Inter. E stiamo parlando di Federico Di Marco, il terzino sinistro della nazionale italiana, titolarissimo sia all'Inter sia in nazionale, è in trattativa con il club nerazzurro per rinnovare, per allungare il suo accordo che è già ampio fino al 2026, ma l'Inter vuole comunque adeguarlo, vuole riconoscergli uno stipendio da top. Attualmente Federico Di Marco guadagna 2,2 netti all'anno, ci sarà un adeguamento, ci sarà un prolungamento del contratto. Ma secondo quello che ci risulta, non è imminente il tutto. Le parti stanno trattando, sono vicine, c'è l'ok da parte della dirigenza di rinnovare, di continuare insieme, ma non è ancora arrivato l'ok finale da parte della proprietà, da parte di Steven Zhang. Sicuramente si farà, ma ogni cosa a suo tempo. Quindi per il rinnovo di Federico Di Marco con l'Inter ci sarà ancora da aspettare. Non so se qualche settimana, ma sicuramente non sarà una questione immediata. Ovviamente per tutte le notizie, ripeto, fantacalcio e mercato, seguite sempre SOS Fanta.